Di recente abbiamo assistito ad una fase di ripresa dei mercati delle criptovalute, ma ovviamente anche dei mercati azionari che trascinano il mondo delle cripto. In parte dovuto ai dati, tra virgolette, positivi dell'inflazione che sono usciti appunto nei mercati americani e quindi in parte considerata anche un recupero fisiologico di quello che è un mercato che ormai scendeva da mesi. Adesso però ci troviamo in una situazione molto delicata. Siamo in un mese povero di volatilità, non c'è molta volatilità e poi quindi non si riesce a capire se questo mercato non ha la forza per cercare di invertire il trend, anche perché sì, c'è stata una fase di recupero momentanea dei mercati, ma non con grandissima forza, e quindi ancora non si riesce a capire se questo trend cercherà il mercato di invertire questo trend e quindi riprendere un trend al rialzo, o se questo è soltanto un, appunto, un recupero fisiologico, una cosiddetta bear flag, e quindi poi riprenderà il cammino al ribasso. Andando comunque ad analizzare quella che è la situazione macroeconomica, secondo il mio modo di vedere le cose, ancora non abbiamo visto dei cali negli utili delle aziende, perché ovviamente ancora non è trascorso il tempo materiale, stiamo vivendo comunque un periodo di inflazione. Quindi ovviamente le aziende, a mio parere, dovranno ancora vivere quello che sarà ovviamente un calo del fatturato, probabilmente, o quantomeno degli utili. Perché? Cosa succede? Quando ovviamente si alzano i prezzi, ovviamente le persone tendono a voler spendere di meno. O se magari determinate aziende non alzeranno così tanto i prezzi, ma avranno ovviamente dei costi di produzione più elevati, quindi di conseguenza diminuiranno gli utili. Quindi probabilmente ancora dobbiamo scontare questa fase del mercato. Attualmente il mercato ha scontato una fase rialzista dati i dati positivi che sono usciti riguardo l'inflazione, il CPI americano, e quindi ovviamente c'è stata una ripresa, ma quella che sarà probabilmente una recessione che dovremo vivere ancora, a mio parere, non è stata scontata dal mercato. E allo stesso modo la pensa Michael Burry. Ciao amico criptomane, se non mi conosci sono Salvatore e ti aiuterò a capire di più nel mondo della finanza personale. Quindi se apprezzi i miei contenuti e l'impegno che metto ogni giorno nei nuovi video, lascia un like a questo video per supportarmi come sempre. Infatti il nostro amico Michael Burry ha liquidato il suo intero portafoglio di investimento. Sappiamo questo cosa significa per il mercato delle cripto, sappiamo cosa significa probabilmente per lui, nel senso che lui è quello che ha previsto nel 2008, sappiamo tutti, la bolla dell'immobiliare, quindi il crollo imminente dei mercati. Attualmente prevede un altro crash, quindi secondo lui la situazione non è delle migliori, ha approfittato probabilmente di questo rialzo per scaricare il suo intero portafoglio. Infatti il fondo Sean avrebbe venduto azioni Apple, Meta e Bristol Myers per un valore complessivo di 292 milioni di dollari, liquidando il suo intero portafoglio e detenendo un'unica azione, che è una società carceraria, dopo che comunque ha valutato l'aumento di personale sostanzialmente di questa società. Quindi lui ha deciso di liquidare il suo intero portafoglio proprio perché non vede una situazione molto positiva dei mercati attualmente, anzi ha paura di un probabile crash. E sappiamo che Bitcoin e criptovalute hanno una forte correlazione con il mercato azionario, quindi questo probabilmente lui non ci ha sempre azzeccato con i crash dei mercati, nel senso che qualche volta magari che ha parlato di crash non è successo veramente, però sappiamo bene che la maggior parte dei crash lui li ha previsti e riesce a prevederli. Anche per quanto riguarda la bolla tra virgolette che si era creata nel mercato delle cripto, è stata prevista da lui quando a novembre ci trovavamo a circa 70.000 dollari. Lui ha detto che ci trovavamo nella bolla più grande di sempre del mercato delle cripto, ed effettivamente poi nei mesi successivi Bitcoin è crollato effettivamente sotto i 34.000, poi addirittura è arrivato a quota 20.000. quindi ha, diciamo, questa capacità di prevedere le cosiddette bolle, e quindi le parole di Michael Burry non devono mai essere sottovalutate, soprattutto se le sue azioni corrispondono a quelle che sono le sue parole, avendo liquidato un intero portafoglio. Andiamo a vedere quindi cosa pensa sostanzialmente Michael Burry, ovvero che i dati macro sembrano supportare l'ipotesi di Michael Burry. Vedo debolezza dappertutto, dichiara Garrett Dagi, che condivide appunto l'idea di Michael Burry. Il consumatore è in difficoltà,
Quindi con l'inflazione, le condizioni abitative e commerciali prevedono una debolezza del lavoro, le stime sugli utili sono troppo generose ancora per il momento e gli utili negativi avranno un impatto sostanziale sulle valutazioni azionarie che sono già attese. Quindi, come vi ho anticipato prima, questo ancora deve essere probabilmente scontato dai mercati se dovesse presentarsi poi un calo degli utili per la maggior parte delle aziende, e quello poi sarà ovviamente scontato dal mercato. Inoltre Michael Burry dice che l'inverno sta per arrivare, perché analizzando il dato dei tassi di credito al consumo negli Stati Uniti sono in aumento di 40 miliardi di dollari al mese, a differenza della media storica di 28 miliardi, quindi un ulteriore dato a conferma di quella che potrebbe essere la sua ipotesi. Adesso invece andiamo sul grafico e vediamo cosa sta succedendo. Attualmente questo è il grafico di Bitcoin, ci troviamo in zona 23.489-490 dollari circa e siamo stati respinti da quest'area di resistenza molto molto interessante, che è la zona circa dei 25.000, ragazzi, che attualmente non riusciamo a bucare. Non c'è stato un breakout di questa zona, vedete, questi sono dei tentativi di breakout di una zona che è questa qua dei 25.000. vorrei vedere un breakout con conferma di chiusura al di sopra di questa zona per vedere appunto un vero breakout, e questo piccolo rally che c'è stato di recente di Bitcoin, ragazzi, non mi convince moltissimo. Vi spiego adesso anche perché, se trovo il pennello, eccolo qui, vedete questo rally che c'è stato. Non mi convince perché non c'è molta forza. Sì, siamo arrivati da un bottom di 20.000 tendenzialmente a raggiungere 25.000, quindi c'è stato un bel rialzo, ma come potete vedere questo rialzo, ragazzi, non è violento, nel senso che non è convinto, è un rialzo che va a ritestare, fa un movimento tradizionale da trader, quindi vedete in un canale più o meno abbastanza preciso. Ovviamente queste fasi di mercato non durano per moltissimo tempo, altrimenti per i trader sarebbe troppo bello e troppo facile. E un'altra cosa che non mi piace, ragazzi, sono i volumi che sono bassi. Quindi questa fase di rialzo non è spinta da grossi volumi che dovrebbero essere in aumento, come così la fase di rialzo. Quindi vedo debolezza in Bitcoin, sono sincero, non vedo questa grandissima forza. Spero di vedere con la chiusura del mese di agosto, che ovviamente è un mese poco volatile, quindi ci può stare, spero di vedere un po' più di forza, quindi di vedere Bitcoin fare una cosa del genere, ritestare e cercare di appunto dare più forza a questo mercato, quindi questa tendenza di inversione che attualmente non mi convince tantissimo. Invece, andando a guardare, quindi spero invece che piuttosto non vada a fare una cosa del genere, ragazzi, quindi a tornare a quest'area qua, perché veramente poi la situazione potrebbe essere pericolosa. E andiamo a vedere invece sui grafici del mercato azionario come la situazione. Questo è il grafico del Nasdaq 100, che come sappiamo è ben correlato al mercato delle criptovalute, o meglio il mercato cripto è correlato al movimento del Nasdaq 100. Bitcoin è considerato un asset tecnologico per il momento, quindi segue fortemente, almeno per il momento, l'andamento di quello che è il Nasdaq 100. E infatti, come possiamo vedere, il movimento è quello di Bitcoin, una ripresa dei mercati dopo aver raggiunto questo bottom. C'è stato di recente il breakout di questa trend line importante, che coincide con appunto l'EMA 200, quindi il breakout anche dell'EMA 200. Adesso sembra voler ritestare questa zona per poter partire, quindi non è, diciamo, cattivissima la situazione sul grafico per quanto riguarda Nasdaq 100. Il problema è che appunto, ragazzi, io ho paura che questo movimento sia soltanto uno degli impulsi, vedete, che poi porterà il mercato a fare una cosa del genere. Ho paura che sia appunto questo il movimento del mercato. Come sappiamo, questi sono le fantastiche onde di Elliott, quindi sono degli impulsi, e tendenzialmente questo impulso qua non sarebbe dovuto essere così forte, quindi questo probabilmente potrebbe invalidare quello che è questo impulso. Ma qualora dovessero uscire dei dati negativi e dovesse tornare al di sotto di questa, quindi rompere questo minimo e tornare al di sotto dell'EMA 200, allora, ragazzi, potrebbe essere, diciamo, un rally momentaneo, così come ha dichiarato il grande Michael Burry, e quindi
potrebbe appunto essere solo una ripresa, ma anche fisiologica, perché comunque il mercato non va sempre a ribasso in una un'unica linea dritta. Vedete, anche quando c'è stato il primo forte impulso, poi c'è stata una bella ripresa, poi un altro forte impulso, poi ci sta sempre una ripresa, e bisogna capire se questa ripresa cercherà di invertire il mercato per poi riprendere a fare nuovi massimi, oppure se invece è soltanto appunto una ripresa fisiologica di un mercato data dai dati positivi tra virgolette che sono usciti, e che appunto questo poi impulso riprenderà a diciamo la fase di mercato che è quella di bassista, e quindi tornerà a fare una sorta di cosa del genere e a riprendere diciamo questo trend e a scontare una fase di recessione. Mi auguro di no, ci auguriamo tutti di no, anche perché se dovesse essere così, ovvero che questo è soltanto uno degli impulsi ribassisti, potrebbe essere una situazione molto molto difficile da affrontare nei prossimi mesi o nel prossimo anno. Sul settimanale la situazione sembra essere diciamo tra virgolette meglio, vi spiego perché. C'è l'EMA 200 che da sempre fa da supporto, vedete, regge abbastanza bene e ha retto anche questa fase di ribasso, quindi un supporto molto importante, quindi se si va al di sotto ragazzi viene considerato davvero una rottura importante. E tra l'altro nelle ultime settimane è stato superato, il mercato è andato a fare anche un nuovo high, superando questo precedente high, vedete l'ha rotto al rialzo, e quindi adesso siamo in cerca o di un high rise, quindi superando questo, e quindi ovviamente siamo alla ricerca di un high rise che già è stato fatto su questo, non penso si supererà anche questo, ma tendenzialmente il mercato potrebbe fare o un doppio massimo e quindi arrivare in questa zona qua e poi riscendere per cercare di fare o un higher low o un lower low, dipende poi da come si evolverà la situazione, ma tendenzialmente adesso siamo in costruzione del nostro higher high e quindi vediamo dove si fermerà il mercato, se si fermerà in questa zona qua andando a creare un nuovo massimo, quindi quello che potrebbe essere o è questa ipotesi oppure già qua a creare il nostro high, e dobbiamo sperare di fare poi un higher low, quindi un low più alto di questo qua, e speriamo che il mercato poi potrebbe fare una fase di lateralizzazione, quindi creare più o meno questo, quindi perdere quanto più tempo possibile per poi sperare di riprendere, e piuttosto che invece ragazzi andare a fare poi un lower low, quindi dei lower low sempre più bassi e riprendere una fase di mercato ribassista. Ovviamente non possiamo prevedere il futuro, non abbiamo la sfera, possiamo valutare le varie ipotesi e in base ai dati che abbiamo possiamo cercare di capire quale potrebbe essere il movimento. Ovviamente è sempre meglio aspettare delle conferme piuttosto che esporsi. Personalmente anche vedete qua nei volumi, non, ovviamente agosto è un mese molto poco volatile, quindi aspettiamo settembre per cercare di capire quale potrebbe essere l'evoluzione. Anche sull'S&P 500 invece la situazione è leggermente diversa, fa sempre da supporto l'EMA 200, anche in questo caso abbiamo fatto un nuovo high rise superando il precedente high, quindi la situazione è positiva. Ancora non abbiamo breccato questa trend line importante, mentre sul Nasdaq abbiamo già breccato questa trend line. Chissà se riuscirà a tenere oppure è soltanto un falso breccato che rientrerà nei prossimi giorni o nella prossima settimana, questo è da vedere. Anche perché c'è stato, vedete, anche sul giornaliero il breakout dell'EMA 200, vedremo se questo è un breakout che terrà, quindi rimbalzerà su quest'EMA e partirà il mercato, oppure se è soltanto un falso breakout e quindi riprenderà poi a ribasso, anche perché nel giornaliero abbiamo trovato il nostro high, in questo caso vedete questo è confermato questo high, perché questa candela è più bassa di questa, quindi abbiamo trovato il nostro high nel giornaliero, vediamo se troviamo il nostro low, in questo caso dove troverà il low sul giornaliero, se ovviamente sarà questo, quindi il mercato poi riprenderà al rialzo, oppure se andrà a trovare un low rimbalzando di nuovo su quest'EMA o al di sotto dell'EMA 200. Infine, andando ad analizzare anche quella che è la total market cap, siamo in una fase, in una zona di resistenza molto importante, che è la zona 1100 trilioni, che riesce a resistere per il momento ragazzi, anche in questo caso c'è poco, ci sono pochi volumi, poca volatilità, quindi non c'è questa forza, non sembra. Sì, abbiamo assistito a questo rally interessante, ma
non convincente, quello è il problema, quindi dobbiamo aspettare nei prossimi mesi per cercare di capire se avrà più forza, se vuole il mercato, quindi riprendere, e, anche se comunque rimango scettico, dati tutti i dati, data la situazione, non immagino una ripresa dei mercati, quindi con un uptrend di medio lungo termine, almeno attualmente, non lo immagino. Potrebbe smentirci il mercato, potrebbe smentirmi assolutamente, ma resto comunque scettico, e quindi non vedendo forte convinzione da parte dei mercati sui vari grafici, mercato azionario, non vedendo Bitcoin, tra l'altro ragazzi, se andiamo a assistere alla dominanza di Bitcoin, vediamo che ci troviamo in una fase molto particolare. Bitcoin è a 40%, 41% di dominance, considerate che il minimo è in zona 39-35, mi pare che il minimo storico di Bitcoin, non vorrei dire una baggianata, eccolo qui, sì, 35, e vedete, di solito in fase di bear market Bitcoin ha una dominanza molto più alta, invece dato anche adesso colpa dal fatto che comunque Ethereum sta performando molto bene dato il merge e quindi tutta la situazione, probabilmente anche quello che sta soffrendo molto Bitcoin, quindi si trova in una fase particolare, la dominanza è scesa notevolmente, quindi non vediamo nemmeno Bitcoin abbastanza forte, quindi questo fa presumere che sì, c'è stato un rally interessante di recente, ma non grandissimo da farci pensare che appunto il mercato ha la forza per invertire questo trend che di lungo periodo, ragazzi, per il momento rimane comunque ribassista. Vi ricordo ragazzi una cosa molto importante: se state cercando un broker affidabile per acquistare azioni o ETF, vi consiglio di utilizzare Digito, e se utilizzate il referral link ovviamente che trovate in descrizione, oltre che supportare me, avete la possibilità di ricevere 100 euro di crediti di sconto sulle commissioni. Quindi quando andrete a fare i primi acquisti avrete 100 euro di sconto sulle commissioni, che non è niente male. Tra l'altro DeGiro è uno dei broker migliori in assoluto, con le commissioni più basse del mercato. Come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, se pensate che questo periodo di ripresa dei mercati è soltanto passeggero e che quindi si tornerà a scendere, o se secondo voi stiamo mettendo le basi per poter riprendere diciamo il nostro cammino verso nuovi all time high. Fatemelo sapere nei commenti, ovviamente siamo lontani anni luce dagli all time high, ma comunque fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, e soprattutto ragazzi, come sempre, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, lasciate like per supportarmi come sempre, noi ci vediamo al prossimo video.